ha scatenato un vero e proprio tam-tam l'improvviso taglio degli alberi che adornavano via Matteotti a Locri, nel tratto tra via Orazio e via Dante, in prossimità della scuola elementare Edmondo De Amicis. Un fatto che ha generato non poche perplessità in moltissimi cittadini, i quali non sembrano aver condiviso una simile scelta. Lo stupore alla vista degli operai che procedevano all'abbattimento è stato tale da indurre qualcuno a chiamare addirittura carabinieri e corpo forestale. Malumori, inoltre, aveva già suscitato la decisione di procedere alla potatura da alcuni considerata fuori stagione degli alberi della stessa via. Tuttavia la motivazione non è tardata ad arrivare. Il sindaco Giovanni Calabrese, attraverso Telemia, ha infatti spiegato che si è trattato di una scelta obbligata per poter ristrutturare il marciapiede. Sì, la spiegazione è abbastanza semplice. Il marciapiede era dissestato da tantissimo tempo. Tra l'altro il marciapiede c'è una delle scuole principali, l'Istituto De Amicis, le radici degli alberi avevano dissestato il marciapiede. Purtroppo non c'era altra soluzione che quella di fare queste piante e poi sostituirle con altre per poter ristrutturare il marciapiede. Niente di grave, purtroppo è una pianta che non consona diciamo per causa delle radici al marciapiede. Abbiamo anche altri casi e abbiamo iniziato da lì, abbiamo fatto gli atti di indirizzo, non abbiamo nel rispetto della normativa vigente, quindi non c'è nessun caso alberi. Ma sono delle piante che, come dicevo prima, erano sostituite. Tutto qui, niente di vero che molta gente che non ha nulla da fare, niente di cosa occuparsi, si occupano solo delle piante, però spesso nessuno viene a dare una mano, a contribuire, a collaborare davanti a problemi seri. Insomma, non importa, cioè siamo abituati a questo ed altro, insomma, tranquillamente si va avanti. Nessuna norma violata dunque, ma solo un'azione necessaria per tutelare le tantissime famiglie che portano i bambini in quel plesso scolastico. Il marciapiede, proprio a causa delle radici degli alberi, era infatti in evidenti pessime condizioni. Gli attuali alberi verranno comunque sostituiti con altri, le cui radici non andranno a danneggiare il riqualificato marciapiede. Sul caso era intervenuto polemicamente anche il gruppo consigliare di opposizione, Impegno e Trasparenza PD, definendosi interdetto e perplesso sulle motivazioni che avrebbero sorretto una simile decisione. I consiglieri hanno inoltre chiesto al sindaco e alla giunta municipale delucidazioni sull'iter seguito. A loro Calabrese ha risposto per mezzo dei nostri microfoni. Ma se si sentono interdetti, pazienza, problemi loro, non è un mio problema, cioè sinceramente, noi, ripeto, ribadisco, nel rispetto della normativa abbiamo deciso, per una ragione non a cuor leggero rispetto a tutti, tagliare degli alberi, però per poter ristrutturare quel marciapiede era necessario estirpare quel tipo di pianta, tagliare quel tipo di pianta, non si poteva fare diversamente. Se si sentono interdetti, basiti, mi dispiace per loro, cioè possono arrivare le vie legali se pensano che abbiamo... Spiace per una cosa, che davanti a una sentenza del Tribunale di Locri, del giudice di pace, né Impegno e Trasparenza PD né altre associazioni ambientaliste sono rimasti interdetti davanti a quella decisione. Guarda caso, chissà per quale motivo. Ce lo stiamo ponendo tutti questi interrogativi oggi, che davanti ai poteri forti nessuno dice niente. Questa è la verità di questa città. Comunque mi assumo io la responsabilità di aver fatto tagliare quegli alberi.